Una sconfitta alla 19esima dall'inizio della stagione che probabilmente condanna il Futsal Biceglie alla mesta retrocessione in Serie B. I nerazzurri escono con le ossa rotte anche dalla sfida salvezza del Palladolmen contro il Cristian Barletta, cedendo il passo con un netto 6-1. Cinica e letale la compagine di Antonio D'Azzaro che dopo un primo tempo combattuto dilaga nella ripresa. Nella prima frazione di gioco la squadra di Mister Capursi si fa preferire agli ospiti, mancando però diverse occasioni. Clamorose quelle mancate da Ramon nell'erario sotto porta. Il Barletta soffre e poi ha finalmente il coraggio di osare. Al decimo, azione straordinaria di Gabriel, destro che si stampa sulla traversa. E il preludio al gol che arriva due minuti più tardi, assist di Gabriel e conclusione vincente di Filannino che vale lo 0-1. Il Biceglie è sotto shock, un minuto dopo perde anche Almeida, espulso dal direttore di gara per doppio giallo, ma riesce a tenere la porta di Daddato inviolata sino al riposo. Nella ripresa la gara è viva, con occasioni da una parte e dall'altra. Al quarto è il Cristian a trovare la rete del raddoppio, magia di Villoria, e palla per Paganini che infila Daddato per lo 0-2. Passano appena 20 secondi e il Biceglie accorcia le distanze con un gran gol di Gomez, ma è solo un fuoco di paglia per i nerazzurri che lasciano campo agli ospiti. Al decimo il tap-in di Bizzocca vale l'1-3, poi Capursi decide di schierare il portiere di movimento e i biancorossi dilagano. Filò realizza dalla sua porta l'1-4, poi Paganini, autore di una doppietta, e Gabriel fissano il risultato finale sull'1-6. A due giornate dal termine il Cristian Barletta è vicinissimo alla salvezza, mentre solo un miracolo potrà evitare al Futsal Biceglie la retrocessione in Serie B.